Di solito però noi consigliamo sempre di lasciare che il bambino, almeno in casa, sul tappeto, sulla moquette, cammini senza scarpe, certamente. Ecco, vediamo qui chi abbiamo poi vicino. Vabbè, quelli più grandicelli sono più... Noi abbiamo il... Ecco, per esempio, dicevo, Giovanni... Che questo con il maglioncino rosso. Il bimbo col maglioncino rosso, che si sposta a gatto molto spesso in maniera asimmetrica. Allora, questo è segno di anormalità? Di solito assolutamente no. I bambini hanno una loro differenza uno dall'altro, hanno una loro variabilità e possono appoggiarsi ora a destra, ora a sinistra. Tuttavia, se un bambino si sposta a gattino in maniera costantemente con un arto sotto e così, vale la pena di valutare se questo è legato solo a un'abitudine o se c'è un piccolo difetto che magari si può correggere con qualche consiglio di igiene posturale. Vediamo come è interessato e come riesce a modificare le sue posizioni e le sue posture per andare a prendere quello che gli interessa. Dicevo prima che questo è un segno di buona motricità, ma è segno di interesse, è segno che la vista funziona bene, è segno qualche volta che in effetti sente bene perché si sposta verso una cosa che suona o verso chi lo chiama. Vediamo come insegue l'oggetto che gli sta scappando via e come riesce a non perdere l'equilibrio in tutti questi passaggi di postura. E questo è veramente così. Invece vediamo adesso che questo forse è quello più piccolino, Giovanni, che è più piccolo e che è proprio il più piccolo di tutta questa squadra. Non ha ancora imparato, perché non è ancora il suo momento giusto, a spostare il suo equilibrio da una parte all'altra. Però è molto buono, sì, lui è molto interessato e ha cercato di portare il suo peso da una parte all'altra, cadendo proprio come un salame, però non si è assolutamente scomposto e continua ad avere il suo interesse per la trottola. Allora, abbiamo... già visto prima come in effetti noi insegniamo alla sua mamma alcuni esercizi per stimolare i passaggi di postura e per cercare di insegnargli come muoversi. Aiutare ad alzare i bambini, quindi dandogli magari le mani, è una cosa corretta? Io di solito consiglio di non farlo. Se Carlo mi aiuta, approfitto di nuovo. Stimolare il passaggio, cioè cercando di favorire questa rotazione, di fare in modo che si appoggi così e che si dia la spinta, anziché prenderlo per le braccia. Buongiorno, che bello che è quel coso lì, è bellissimo, lui è interessato a tutto e è molto felice di qualsiasi soluzione che gli si crei. Intanto vediamo Edoardo. Anche Edoardo, se guardiamo con questi pantaloni belli larghi, vediamo che i piedini sono aperti all'infuori e queste sono cioè valghi, e questa è una cosa fisiologica per quest'età. Sentiamo tra l'altro che Edoardo sta cominciando a parlare, sta cominciando a dire... Esatto, lui sta cominciando a parlare e sta facendo, questo è molto, è molto bello, è molto interessante da guardare. Lui non dice ancora, non abbiamo sentito in questo momento delle parole. Vere e proprie, però abbiamo sentito che la sua tiritera, il suo parlare cinese, diciamo così, è modulato imitando la sequenza del nostro linguaggio, e questo è molto importante, è anche la cosa che differenzia il bambino sordo dal bambino che invece sente, nel senso che dobbiamo ricordarci sempre che un bambino sordo emette i primi vocalizzi e le prime lallazioni. Mettiamogli la tattura dietro. Non vorrei mai. Sì. Le prime lallazioni. Quello che non riesce poi a fare il bambino sordo è a ripetere le cadenze e i fonemi della madre, e quindi non riuscirà mai a fare quello che faceva adesso Edoardo, cioè di fare queste cantilene modulate. E questo del bambino che non sente è una delle prime cose che il pediatra cerca di vedere, cerca di chiedere alle mamme, proprio perché di solito intorno ai 3-4 mesi si
si dice lateralizza, gira il capo da una parte o dall'altra, ci sono dei momenti in cui il bambino è disattento, ma quando arriviamo ai 6-7 mesi è veramente molto importante, specialmente se il bambino è monotono nel suo giocare, se è monotono nella sua situazione, così, di valutare se in effetti sente o non sente. C'è una, infatti abbiamo visto adesso Simone che ormai si è lanciato. Sì. Non ha alcun tipo di problema, mi sembra. No. C'è un'età giusta per iniziare sia a parlare che a camminare? Allora, certamente noi diciamo che ci sono dei bambini che già a 9-10 mesi riescono a camminare anche senza appoggio. Noi ci preoccupiamo se un bambino a 13-14 mesi non cammina ancora. Come dicevo prima, un bambino che va veloce a gattino non mi preoccuperà assolutamente per il ritardo del cammino. Per la parola, in genere, verso l'anno, anno e mezzo, un bambino deve saper dire 3-4 parole almeno. E questo è importante, però esiste una grande variabilità individuale, per cui ci sono bambini che parlano precocissimi e bene, ci sono bambini che non parlano fino a un anno e mezzo, poi esplodono. E adesso invece, molto divertente, soprattutto per i nostri palati, sono i consigli esattamente del nostro cuoco dell'osteria I Porte Gay di Padova, che in particolare oggi ci mostra come comporre una pasta divertente con le verdure. Sappiamo che i bambini spesso non mangiano le verdure, però magari mettendo le verdure in determinata maniera, chissà se che... Se riesce a stimolare il loro appetito. Allora guardiamo e impariamo. Facciamo una ricetta adesso per far mangiare ai bambini la pasta e in questo caso anche la verdura, ma può esserci una ricetta per far mangiare anche il pesce oppure la carne. Una ricetta di, invece di mettere la verdura, mettere la carne oppure il pesce. Un modo molto simpatico per far mangiare la carne ai bambini è far mangiare la pasta con queste formine qua. In commercio, nella grande distribuzione, adesso si trovano delle varie case la pasta fatta a forma di macchinina, in questo caso di orsetto, di cappello, ed è un modo molto simpatico per farla mangiare. Ci sono anche con le principesse, eventualmente con l'orsetto, ci sono tantissime, tantissime forme. Noi facciamo una ricetta molto semplice oggi, quindi con le verdure. Facciamo le verdure spadellate al volo un attimino solo, la pasta saltata, una ricetta molto molto semplice. Tagliamo le verdure. Le tagliamo un po' come ci piace a noi, o alla julienne così, oppure a dadini. Io la faccio, preferisco farla a quadratini così piccoli, perché per i bambini magari è più facile anche da mangiare. In questo caso abbiamo usato delle zucchine, delle melanzane, ci metteremo un pomodorino. Anche se il pomodorino comunque lo aggiungeremo alla fine, perché altrimenti si scioglie e perde un po' la compattezza, fa un po' di salsa. Invece piaceva che restasse un po' il compatto, in modo da vedere. Sulla padellina preriscaldata prima ci mettiamo un po' di olio, proprio un filo, perché è sempre la padellina antiaderente, basta un pochettino. L'olio è bello caldo, infatti scivola bene. Ci mettiamo le verdurine, non ha importanza l'ordine delle zucchine, le melanzane, tanto cucinano, sono tagliate più o meno la stessa dimensione, quindi non hanno problemi di cotture diverse. Un paio di minuti di risolatura, in modo che restino belle croccanti, perché sono buone anche se si sentano anche in bocca un po' croccantine. Nel frattempo buttiamo la pasta. Questa è una ricetta che ci mette 15 minuti, quindi possiamo tranquillamente mettere la pasta a bollire e iniziare a preparare il sugo in contemporanea, quindi è una ricetta abbastanza veloce, non ci sono problemi di tempistiche, la verdura è tagliata sottile, quindi non ha problemi di tempi. Rosoliamole bene in modo che siano belle omogenee, che abbiano una bella rosolatura omogenea. Aggiungiamo, quando sono quasi pronte, il pomodorino,
la saltiamo bene. Quando le verdure sono quasi cotte, aggiungiamo un po' di sale e un po' di pepe. Un consiglio eventualmente, aggiungersi anche un po' di zucchero, un pizzico di zucchero per mantenere il colore delle verdure. È una cosa che, soprattutto i colori, piacciono molto ai bambini, le cose, il rosso, il verde, che sembrano distinti. Più il piatto è colorato, più è invitante, più fa voglia, quindi è più facile che i bambini mangiano. Una spugnettina di prezzemolo. A questo punto aggiungiamo la pasta che noi abbiamo già precedentemente cotto. La facciamo spadellare bene in modo che il sughetto, l'olio, il gusto delle cose delle verdure si prendano sulle cose, fino a che otteniamo un risultato abbastanza lucido. Ecco, siamo pronti per impiattare. Una cosa un po' più carina, ci mettiamo un po' di prezzemolo e un foglio di basilico. Un goccino di olio ancora.